Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ci rivolgiamo al Padre insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Forse non vi ho detto buongiorno, bentrovati, ciao a tutti. E volevo ricordare brevemente che nel Vangelo di ieri Gesù ci insegnava che le osservanze rituali non sono allo stesso livello dei comandamenti, sono e devono essere un aiuto per vivere i comandamenti, altrimenti non sono vincolanti. Infatti, i discepoli in quelle situazioni con Gesù non si erano lavate le mani e i farisei se ne erano ben accorti. Oggi sentiamo che Gesù continua il suo insegnamento sul tema dell'impurità. Ascoltiamo dalla voce di Carlo. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, chiamata di nuovo la folla, diceva loro: ascoltatemi tutti e comprendete bene. Non c'è nulla fuori dell'uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro. Quando entrò in una casa, lontano dalla folla, i suoi discepoli lo interrogavano sulla parabola e disse loro: così neanche voi siete capaci di comprendere? Non capite che tutto ciò che entra nell'uomo da di fuori non può renderlo impuro, perché non gli entra nel cuore, ma nel ventre e va nella fogna. Così rendeva puri tutti gli alimenti. E diceva: ciò che esce dall'uomo è quello che rende impuro l'uomo. Da di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male, impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. La domanda è che cosa rende impuro l'uomo? Però dobbiamo capirci sul significato di impuro. Impuro significa qualcosa, una condizione, uno stato dell'uomo per cui non è più in grado, non è abile all'incontro con Dio. E allora riflettiamo, che cosa ci impedisce di incontrarci, di comunicare con Dio? Forse saranno determinati cibi, l'aver toccato determinati oggetti o determinate cose esterne? Gesù ci dice no. Ci insegna che invece è il mio cuore. Quando il mio cuore non ricerca più Dio, ma si dà a una passione, lasciandosi rendere schiavo
di questa passione e cerca ciò con cui può soddisfarla. Ecco, allora qui sì, l'uomo non è più in grado di incontrarsi con Dio. Per esempio, pensiamo quando ci si rende prigionieri dell'ira o del piacere o del culto della bellezza o della salute o della ragione o altro, cioè tutte cose che significano affermazione del proprio io come tutto, come assoluto. In queste situazioni, è chiaro, ci si rende sordi alla voce di Dio. Quindi, in sintesi, non è l'esterno che può limitare o impedire il mio incontro con Dio, ma è come si pone il mio cuore, che cosa cerca il mio cuore, di chi vuole essere il mio cuore. Non c'è tanto da aggiungere, qui c'è un grande bisogno di vedere dove sta il mio cuore, con chi sta il mio cuore. Tutte le passioni interne di per sé non sono negative, ma sono delle potenzialità, come dei cavalli. Dobbiamo domarli, imbrigliarli affinché possano correre verso Dio, non verso altre cose lontane da Dio. Preghiamo. Vieni Gesù, riempimi di te. Ti dono il mio cuore, riempilo del tuo amore. Donami tutto te e con te donami le tue virtù. Amami Gesù. Fa che io ti ami con il tuo amore. Grazie Gesù. Grazie che io sono qui. Sono qui perché tu sei buono, soltanto perché tu sei buono. Vieni da me, che io vengo da te e siamo una cosa sola. Amore e misericordia e miseria, una cosa sola. Il mondo ha bisogno di te, amore e misericordia, fa che io ti porti nel mondo intero. Il Signore sia con voi. Per intercessione di Santa Scolastica, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.